Gli azionari europei recuperano le perdite della giornata e chiudono con modesti spostamenti. Il mercato obbligazionario è in calo, con il rendimento sul decennale degli Stati Uniti che si avvicina al livello più alto dal mese di giugno. Le vendite al dettaglio in America eccedono le previsioni e gli investitori attendono che la Federal Reserve si esprima sulle prospettive dell'economia. In collegamento internet da Milano c'è il gestore della RM Illunga, Alessandro Frigerio. Ciao Alessandro e bentornato a Loganza. Grazie a tutti. Dunque, le vendite al dettaglio in America salgono oltre le previsioni a novembre, lo 0,8%, il dato segue un più 1,7% di guadagno a ottobre. La media degli economisti interpellati per il sondaggio di consenso era lo 0,6%, zero qualcosa, ma in ogni caso la tendenza sembra appunto al rialzo. Sì, è stato un dato molto forte, nettamente superiore alle attese, che ha rappresentato ancora benzina sul fuoco per i ribassisti sul mercato obbligazionario. Non credo che questo dato abbia avuto un impatto enorme sull'andamento del mercato azionario USA, che quasi per forza di inerzia nelle ultime sedute sta lentamente proseguendo in questo rimbalzo, in questo movimento violento, direi, che credo che per durata addirittura superi quello di luglio, ma credo che appunto questo dato macroeconomico ha avuto un impatto enorme ancora sul mercato obbligazionario, che rappresenta un po' l'elemento nuovo, la novità nell'ultimo mese, perché se torniamo a poco più di un mese e mezzo fa, chi non era lungo di bond a livello mondiale era considerato uno stolto, uno sciocco. Nell'ultimo mese e mezzo, un boom che ha perso 10 figure e i tassi negli Stati Uniti che di fatto sono passati dal 2,50 quasi al 3,50 rappresentano dei movimenti per certi versi storici. Sono degli scostamenti che sul mercato obbligazionario non spesso accadono, soprattutto se mancano degli eventi come sono mancati nell'ultimo mese e mezzo, eventi straordinari. La Federal Reserve ha mantenuto il suo tasso di riferimento tra lo 0 e lo 0,25%. Dal dicembre del 2008 non ci attendiamo nessun cambiamento di questa situazione. Ma allora, di fatto questo è un elemento straordinario che ormai è diventato normale, qualcosa di eccezionale che si credeva fosse di durata breve, di durata temporanea, misura eccezionale che di fatto è ormai dura da un biennio sostanzialmente. I mercati si sono abituati a questa situazione eccezionale e quindi danno quasi per scontato che non ci si rimuova da lì. Effettivamente il QE2 ha fatto pensare ai mercati che non ci fossero eventuali interventi da parte della Fed nel breve termine su fronte tassi, però i mercati hanno pensato da par loro di agire sui tassi, e questo credo che sia la novità negli ultimi due anni, ovvero sia dei mercati che sembrano non credere, non rispondere pienamente ai desiderata di Bernanke. Perché? Perché l'obiettivo, mi sembrava palese e dichiarato, del QE2 era quello di controllare la curva dei tassi, perché la Fed non agisce sulla curva dei tassi di mercato se non tramite il tasso di finanziamento, che però è un tasso di breve termine. Appunto la Fed tramite gli acquisti sul mercato diretto, i mercati hanno risposto in un altro senso, invece di andare a bene o male a mantenere i livelli di tassi ai livelli del discorso di Jackson Hole di fine agosto, quando parlò Bernanke, parlava di una politica ancora accomodante sui tassi. I mercati hanno preso una loro strada e al momento hanno dato una risposta diversa, e credo che effettivamente potrebbe essere il tema del 2011, ovvero sia Bernanke è ancora credibile, i mercati fanno ancora quello che Bernanke desidera, appunto, di domanda. Qual è stata la reazione diversa dei mercati a quella voluta, Alessandro? Ma allora, per quanto riguarda appunto la reazione dei mercati, del mercato obbligazionario, non poteva essere completamente diversa rispetto a quello che vuole la Fed, ovvero sia una curva dei tassi ancora sotto controllo, perché non dimentichiamoci che
In questa situazione economica, un eventuale rialzo dei tassi significa a medio termine un aumento del costo di finanziamento per la corporate America e quindi diciamo le aziende in genere, ma soprattutto per gli stati. Non dimentichiamoci che 2011 e 2012 per gli stati non soltanto europei, ma per lo stesso stato americano sarà un'annata di, saranno, sarà un biennio di provvista, andranno andare a raccogliere capitali. E chiaramente il desiderato da parte della Fed era quello di avere dei tassi a medio-lungo termine comunque sotto controllo, cosa che mi sembra negli ultimi 2 mesi non sia accaduta, non sia avvenuta, perché un tasso negli Stati Uniti a 10 anni che passa dopo l'intervento della Fed, di fatto con il QE2, da 2,50, 2,30 anzi, a 3,50 quasi, credo che sia un qualcosa abbastanza particolare. Vero è che tutti avevano parlato di bolla dei bond, vero è che forse anche una scommessa sul fatto che questa ripresa economica continui e quindi le paure di un double dip a questo punto sono messe nel cassetto, però è un dato di fatto che una curva di tassi ripida significa anche per le obbligazioni che ha in pancia che sono in pancia alla Fed, significa un deprezzamento dei corsi. E Ma anche oggi quando si fa l'intenzione di notizia. Bernanke non era quella di assecondare l'incremento del mercato azionario, Alessandro. Evidentemente molta liquidità, la sicurezza che il mercato obbligazionario viene comprato dalla Banca Centrale Americana stimola gli investitori a dirigersi verso investimenti con rischio maggiore. Allora, è vero. Effettivamente, l'ho detto fin da subito, l'obiettivo del QE2 comunque era quello di sostenere lo standard del QE500, perché in questa ripresa economica c'era assolutamente la necessità che il consumatore americano tornasse a fare un po' quello che ha sempre fatto, magari con più sobrietà, ma tornasse a consumare. Il consumatore americano, lo sanno tutti, comunque guarda con molta attenzione gli indici americani perché è fortemente investito, perché comunque sia il suo fondo pensione legato all'andamento dello Standard & Poor's 500. Quindi è vero, questa è una considerazione assolutamente condivisibile, però è anche vero che per la ripresa del mercato immobiliare c'è la necessità comunque che i tassi non sfuggano al controllo della Fed. Proseguiamo, abbiamo ancora una lista di argomenti. Per l'appunto, vediamo il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Moody's Investor Service ieri ha detto che il fatto che il Presidente americano si sia detto d'accordo ad estendere le riduzioni fiscali lanciate dal suo predecessore potrebbe causare la revisione delle prospettive sulla capacità creditizia americana e portarle a negativo. Ovviamente questo non avrebbe nessun impatto sulla valutazione finale, il cosiddetto rating degli Stati Uniti rimarrebbe comunque tripla A. Ma allora, su questo ho qualche dubbio. Innanzitutto questa qui è chiaramente la conseguenza delle elezioni del midterm che ci sono state circa un mese fa e hanno avuto un esito chiaramente a favore dei repubblicani e quindi per certi versi c'è stato un baratto. Un baratto che è stato molto positivo per i mercati azionari. Per i mercati obbligazionari io credo in parte, è vero, i mercati obbligazionari sono scesi perché a questo punto, diciamo, questa politica repubblicana in termini fiscali da parte di Obama è stata battezzata bene dai mercati azionari. I mercati obbligazionari chiaramente sono scesi perché forse credono, temono una crescita economica imponente per certi versi, ma credo anche che siano scesi perché, nonostante le rassicurazioni di cui tu parlavi a proposito della tripla A americana, io devo dire questo: non sarei assolutamente sorpreso nel 2011 di assistere a un downgrade della tripla A americana. Se non erro, sarebbe una cosa eccezionale perché dal Sì. 1961 che Moody's ha dato la tripla A al debito sovrano degli Stati Uniti. Andando a guardare l'andamento del rapporto debito PIL americano, a meno che non si arrivi a una ripresa economica imponente, appunto tale da incrementare fortemente le entrate fiscali, ma dubito,
In quel caso non sarei veramente sorpreso di vedere in qualche parte del 2011 questa sorpresa sulla tripla americana. In Europa, allora, il rendimento sul decennale spagnolo sale 5 punti base al 5,47%. La Spagna ha cercato di vendere 3 miliardi di euro, non c'è riuscita a venderli tutti, di obbligazioni a 12 e a 18 mesi. Il debito del governo del Belgio invece cala a sua volta con il rendimento che sale di 6 punti base fino al 4%. La Standard & Poor's in questo caso ha rivisto a negative le prospettive sulla capacità creditizia del paese europeo, che comunque mantiene una doppia A più. C'è, diciamo, la confusione politica in Belgio che ha causato questa reazione da parte della Standard & Poor's. Invece il rendimento sulle obbligazioni decennali italiane sale di 3 punti base fino al 4,58%. Il primo ministro Silvio Berlusconi è riuscito a sopravvivere al voto di confidenza e vabbè, di confidenza, scusa, di fiducia, e questa appunto è la reazione sul mercato obbligazionario. Sì, direi che il tema di giornata più che altro è stato quello italiano. È vero, il rendimento dei BTP a 10 anni è salito, ma è anche vero che bisogna guardare il differenziale rispetto ai bund. E l'ulteriore discesa del bund a 10 anni ha fatto sì che comunque sia questo spread, che è una sorta di termometro dello stato di salute del merito di creditizio italiano, questo spread si è andato a scendere. Credo che sia che abbia chiuso in area 156-157. Importante soprattutto pensare che circa un mese fa era andato sopra i 200 punti base. Quindi al momento, diciamo, come giornata, il tema italiano l'ha fatto un po' da padrone, direi, sul mercato obbligazionario, ed è un tema che riguarda appunto questo restringimento allo spread. Non so fino a quanto possa durare, perché mi sembra che dal punto di vista politico comunque ora si entra in un'altra fase. Non so se così stabile come magari il miglioramento di questo spread lo dà a vedere, perché la sensazione è che comunque sia potremmo avere davanti altri mesi di incertezza politica, a meno che la maggioranza non venga allargata, appunto non si allarghi. Allora, in quel caso, se si va a vedere i numeri nudi e crudi dell'Italia, l'Italia non è messa così male. Chiaramente i numeri possono peggiorare, soprattutto a livello di percezione, qualora la questione politica non dovesse finire oggi. Nel senso che ci dovessero essere nelle prossime settimane dei problemucci, magari già da domani, su alcune mozioni di sfiducia, per esempio quella Bondi, allora in quel caso credo che la reazione sullo spread sarebbe immediata. Grazie Alessandro. Alessandro Frigerio, gestore RM in Lunga. Ciao Alessandro. Grazie a voi.